Ciao a tutti amici e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina. Oggi vediamo come preparare la favolosa granita siciliana. Ma lo sapevate che ha una storia davvero particolare? Infatti il primo esempio di granita risale al 2000 a.C., quando sulle montagne dell'Hindu Kush, che è una catena montuosa che sovrasta l'Afghanistan e il Pakistan, si faceva questa specie di bevanda con il riso molto cotto, la neve e qualche spezia. Successivamente venne diffusa anche in Cina e arrivò nella Sicilia islamica solamente nel Medioevo. Qui certe persone svolgevano un lavoro davvero particolare che si chiamava nivarolo. Questa persona andava sull'Etna a raccogliere la neve e successivamente la portavano in delle grotte speciali che la mantenevano fresca tutto l'anno e in estate la venivano a prendere e portare alle città in riva al mare. All'inizio la granita si chiamava ratatta, che in dialetto siciliano significa grattata. Infatti la neve veniva grattata e si aggiungeva qualche succo, per esempio di limone o di arancia. Successivamente la ricetta venne migliorata nel XX secolo. Qui infatti la neve venne sostituita con il ghiaccio e poi venne utilizzata una gelatiera per renderla bella cremosa. Oggi vedremo come preparare la ricetta tradizionale della granita siciliana. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in una ciotola capiente 750 ml di acqua depurata o dalla bottiglia e ci aggiungiamo un limone siciliano grande tagliato a pezzi. Lasciamo il limone in ammollo per almeno 2 ore. Poi separiamo i pezzi di limone dall'acqua. Questo è un piccolo segreto della granita non spesso divulgato, ha la funzione di arricchire l'acqua degli oli essenziali del limone. Trasferiamo l'acqua in un pentolino e la passiamo in un passino per eliminare i residui del limone. Aggiungiamo 200 g di zucchero e lasciamo il composto sul fuoco finché lo zucchero si scioglierà. Aggiungiamo la buccia di un limone, sempre biologico e siciliano, e lasciamo sfiorare il bollore. Poi cuociamo per 2 minuti. Infine lasciamo raffreddare completamente a temperatura ambiente. Nel frattempo spremiamo 3-4 limoni, ossia finché otteniamo 300 ml di succo. Passiamo il succo in un passino per eliminare i residui. Poi lo aggiungiamo al composto raffreddato di acqua e zucchero. E se volete rendere la granita più dolce, potete aggiungere da 50 a 70 g di zucchero mescolando bene. E lo passiamo un'altra volta per eliminare le bucce di limone. Suggeriamo di trasferire il tutto in una teglia di acciaio da plum cake, perché si raffredda molto prima e riusciamo ad ottenere un prodotto fantastico. Copriamo con pellicola trasparente e mettiamo in freezer per 2 ore. Adesso togliamo la pellicola e come si può notare si stanno iniziando a formare i primi cristalli di ghiaccio. Ripetiamo questo procedimento per altre 4 volte a distanza di un'ora ciascuna. Ogni volta che tiriamo fuori dal freezer il composto dovremo sempre muoverlo con una forchetta. Adesso il composto è più solido ai lati e i cristalli stanno diventando sempre più grandi. Copriamo con pellicola e mettiamo in freezer per un'ora. Alla terza lavorazione il composto è diventato una massa quasi del tutto ghiacciata. Muoviamo come sempre e rimettiamo nel freezer. Alla quarta lavorazione il composto è diventato a tutti gli effetti una granita, ma necessita di stare ancora un'oretta nel freezer. Ecco qua la granita pronta da mangiare. Noi abbiamo deciso di metterla una notte in freezer, così diventerà ancora più buona. Il giorno seguente, se volete ottenere una consistenza più cremosa, proprio come la granita siciliana servita al cucchiaio, la mettete in un mixer e frullate per 30-40 secondi o finché diventa una crema. Fantastica in tutti e due i modi. Buona da leccarsi i baffi! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questa meravigliosa granita siciliana.
posso dirvi, è rinfrescante, buona e perfettamente adatta a questo caldo periodo estivo. Il gusto di limone è perfettamente bilanciato, perché non è né troppo acido né troppo dolce. Insomma, vi consigliamo di provarla almeno una volta perché è qualcosa di spettacolare. È assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video finisce qui e cosa posso dirvi? Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao amici e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche.